siamo obbligati da anni a cercare di risparmiare e abbiamo tolto tanti sprechi nel comune di Berceto e quindi continuiamo a fare queste cose. Ho scoperto che abbiamo un mezzo comunale, l'Unimog, che costa 4.000 euro all'anno per rimanere fermo, assicurazione, bollo e collaudo, perché non è stato neanche immatricolato come macchina operatrice. Quindi ogni anno ha l'obbligo del collaudo che costa dei soldi, ogni anno bisogna pagare l'assicurazione che costa dei soldi, ogni anno bisogna pagare il bollo che costa dei soldi. È un mezzo straordinario, bellissimo, che purtroppo è rimasto nuovo, è stato acquistato nel 2006, in 10 anni ha fatto 5.000 chilometri, non è stato usato quando avevamo una squadra operai di 10 persone, oggi potrà essere veramente poco usato, rimanere inutilizzato, perché la squadra operaia si è ridotta a una persona e non possiamo assumere nessuno, visto le leggi nazionali. Questo Unimog in 10 anni ha fatto 5.000 chilometri, quindi è praticamente nuovo. Nonostante che sia nuovo, il suo valore è ridicolo, si è abbassato notevolmente. È costato 140.000 euro al comune di Berceto nel 2006. Oggi, valutandolo in base ai listini, ha un valore di 20-25.000 euro. Io sono insofferente a svendere, a vendere e a ridurre il patrimonio del comune di Berceto, per cui ho ritenuto opportuno, per ricevere una somma abbastanza consistente, fare una gara particolare, mettere a disposizione l'Unimog in cambio di lavori, ma non lavori cervellotici sui quali l'impresa magari aggiudicatrice può dire che costano 10 anche se costano 1. Asfalti. Sull'asfalto chiunque è capace, misurandolo e conoscendone lo spessore, di valutare l'entità. Noi abbiamo messo con una gara pubblica, un'asta pubblica, in vendita l'Unimog per un minimo di 80.000 euro di asfalti, che ovviamente chi se lo vuole giudicare può alzare questa somma. Credo di aver fatto una cosa utile per il comune, sapendo che questo mezzo, che non è utilizzato, ogni anno costa di meno anche se è nuovo, e ogni anno costa al comune 4.000 euro per rimanere chiuso in garage, tanto più che adesso abbiamo un unico operaio, Coruzzi Giordano.